Io lo so cosa probabilmente farai in questo weekend. Per esempio questo. In the darkest hour, I wanna comfort you, I know you've been alone. Ciao surfer e benvenuti sul mio canale. Mi chiamo Lisa e qua condivido la mia esperienza su surfing. Oggi ho selezionato per voi top 10 film su surfing che dovete ovviamente guardare. Ho provato di selezionare i video non tanto banali. Per scoprire tutti i film, guarda questo video fino alla fine. Nel 2014 al cinema arriva il film Ride e ricomincio da me. Scritto, diretto e interpretato da Ellen Hunt. È la storia di una madre, una donna benestante e iperprotettiva, in cui figlio 18enne decide di lasciare la scuola per dedicarsi al surf. Nel tentativo di ristabilire un rapporto con lui, la madre si trasferisce vicino a lui, dove inizia a prendere lezioni di surf da un istruttore più giovane di lei, che le insegna a guardare una vita in modo diverso e stabilisce con lei una relazione sentimentale. Il secondo film in italiano si chiama Il respiro. È basato su un romanzo bestseller anni 70. Si tratta della storia drammatica di due amici adolescenti che si sfidano in gare pericolose e che si stringono una strana amicizia con un surfer adulto e solitario, Sandro, e la sua misteriosa moglie. I ragazzini saranno spinti a correre dei rischi che cambieranno profondamente la loro vita. Il terzo film è Blue Crush. È un film abbastanza leggero e conosciuto da molti. Sull'isola hawaiana di Maui, Anna Marie lavora con scarso entusiasmo come cameriera. L'unica sua passione è il surf. Insieme ad un gruppo di amiche affitta un capanno sul mare e decide di prepararsi ad una gara importante. L'arrivo di Matt, un giocatore di calcio, la distrae dal suo intento. In questo film Anna Marie vuole mollare il suo sogno per un uomo. Secondo me è una veramente una stupidaggine, ma meno male che poi cambia l'opinione. Quarto film è Drift, la storia basata sui fatti realmente accaduti. Drift racconta la storia di due fratelli e la forza delle loro idee che hanno dato la vita alla moderna industria del surf. Con l'aiuto della madre sarta, i due lanciano sul mercato la nuova moda nelle mute fatte su misura per surfisti e una nuova concezione di tavola per cavalcare le onde. Idee innovative che si scontrano con la città conservatrice in cui vivono. Quinto, In God's Hands. Quando arriva la tempesta, maggior parte della gente cerca di stare lontano dal mare, ma ci sono quelli che si gettano nel ciclone per dominare la tempesta selvaggia. Alcuni lo chiamano la follia, altri il surf, lo sport più pericoloso e esotico. Tre surfisti con le onde che scorrono nelle loro vene al posto del sangue. Un giorno partono alla ricerca della grande onda, God's Hands, che si dovrebbe abbattere sulla costa di Messico, Madagascar, Hawaii e Bali. Sesto film, Soul Surfer. È un film drammatico di 2011, anche questo basato su una storia vera, di una surfer, Bethany Hamilton, che all'età di 13 anni perse il braccio sinistro a causa di un attacco di un squalo. Il film racconta la storia di Bethany prima, durante e dopo l'attacco. Il film su Bethany Hamilton, secondo me, è da vedere per tutti i ragazzi che fanno pratica di surf. Il film ti mostra cosa vuol dire essere veramente appassionato del surf, in questo caso. Cosa vuol dire veramente di amare qualcosa così forte per riuscire a realizzare
rialzarsi e imparare di nuovo a surfare senza un braccio. È un film veramente forte. Il prossimo film di cui volevo parlarvi in italiano si chiama Sulla crosta dell'onda, anche questo è basato su una storia vera e racconta la storia di fenomeno del surf Jay Moriarty. Quando il quindicenne Jay scopre che la mitica Surf Break Mavericks, una delle più grandi onde sulla Terra, non è solo reale, ma esiste a pochi chilometri dalla sua casa di Santa Cruz, chiede l'aiuto della leggenda locale Frosty per addestrarlo a sopravviverla. Mentre Jay e Frosty si imbarcano nel tentativo di realizzare l'impossibile, formano una singola amicizia che trasforma sia la loro vita che la loro ricerca di domare Mavericks, che diventa molto di più che fare surf. Il silenzio sul mare. Un film giapponese, questo film assolutamente da vedere. E soprattutto adesso, quest'estate, ci sarà il debutto olimpico del surf. Ho fatto anche un video su questo argomento, andate a guardare. Jirigu è un sordo che vive la sua vita apaticamente, diviso fra il lavoro part-time da Anne Turbino e le silenziose passeggiate sul mare con la sua fidanzata, anche lei sorda. Un giorno però trovo una tavola da surf abbandonata vicino alla spazzatura. Incontro che le cambierà la vita. Decide così di imparare a surfare, trovando finalmente uno stimolo nella sua vita. Poter cavalcare quelle onde silenziose che tante volte aveva ammirato. Un mercoledì da leone. Questo film credo che hanno visto tutti i surfer. E se non l'avete ancora visto, non lo so cosa aspettate. È la storia di tre campioni del surf. Il teatro delle loro imprese sono le lunghe onde del mare californiano. I tre hanno problemi sentimentali e di vita. Poi arriva il Vietnam e uno è costretto ad andarci. Dopo alcuni anni si ritrovano insieme su una spiaggia per la loro ultima esibizione, che è trionfale. Sembra un film sul surf, ma invece un film sull'amicizia virile di una generazione americana segnata dal malessere essenziale e dalla guerra del Vietnam. E l'ultimo film. Questo film conoscete tutti, Point Break, punto di rottura. Non vi sto a raccontare tutta la storia perché probabilmente lo conoscete già. Secondo me questo film è già un classico, è sempre bello di riguardarlo. E poi c'è un attore che mi piace tantissimo, due attori, ma soprattutto l'uno è Keanu Reeves, è giovanissimo, ha recitato proprio bene. La trama di film è quella: quattro persone rapinano le banche e coprono il loro volto con le mascherine di presidente degli Stati Uniti. Un agente FBI si infiltra nel loro gruppo e scopre che sono dei surfisti. Surfa con loro, si innamora di questo sport, vabbè, poi scopre anche quella banda. Alla fine lascia il lavoro da sbirro e va a scoprire i migliori onde in questo mondo. E per oggi ho finito. Grazie per aver guardato il mio video. Mettete mi piace e condividete con i vostri amici. E ci vediamo presto. Aloha!